Ciao a tutti, sono Bonf777 e bentornati nella serie dei giocatori economici. Questa volta vi presento il lama economico. Come sempre però, prima di iniziare, vi chiedo di mettere mi piace a questo video se volete vedere altri episodi di questa serie, che vi continuo a dire non durerà tantissimo perché i giocatori veramente custodi stanno per scadere e quindi io tra un po' mi fermerò e magari partirò con quello delle leggende economiche o qualcosa del genere, boh, poi sceglieremo. E in più vi ricordo di commentare qua sotto nei commenti con il nome di un altro giocatore costoso che voi vorreste vedere per questa serie. Devo dire che trovare il lama economico è stato difficilissimo, mi trovo sempre in difficoltà con la Bundesliga, ma questa volta più di tutti perché lama praticamente è un terzino, togliamo anche praticamente, messo come CDC, quindi le statistiche saranno più da terzino che da centrocampista difensivo. Comunque, il lama economico è Luis Gustavo. C'erano due o tre nomi che potevano starci, però Luis Gustavo è quello che mi sembrava più simile tra tutti. Partiamo proprio dalle statistiche principali. Lama 76 di velocità contro 74 di Luis Gustavo. Lama ha quel 76 perché appunto è un terzino e quindi da questo sarebbe favorito. La velocità di Luis Gustavo non è tanto diversa, anzi è simile. Solo due di differenza, quindi praticamente nulla. Lui è proprio un centrocampista puro. Quindi il dribbling su una carta di Ultimate Team non è che sia proprio uno dei suoi punti forti. Peccato che abbia meno 10, però è tra i massimi che si può trovare per questa posizione. Ovviamente come dribbling. Io non ci posso fare niente perché poi venite a dire, ma questo non va bene, cosa fai? Io faccio quello più commentato. Là mi è stato più commentato, quindi adesso faccio lui. O almeno ci provo a farlo. Il tiro è 56 di Lam contro 58 di Luis Gustavo, quindi anche qua nessuna differenza, quasi. La difesa è 87 di Lam contro l'83 di Luis Gustavo, veramente molto buono. Anche provandolo in game non è male, non fa schifo. Anzi, bisogna dire che Luis Gustavo è anche una buona carta. Non me la sento di criticarlo così tanto. Un'altra statistica con enorme differenza è quella del passaggio. Perché se Lama ha ben 84 di passaggio, 84, Luis Gustavo ha 72. Addirittura 12 di differenza. Però la Bundesliga è una cosa brutta perché quello con più passaggio è Xabi Alonso. Il secondo è Lam, ovviamente si parla sempre come CDC. Poi c'è una carrellata di 74, 75, 76, 77 di passaggio. Che cosa brutta! Invece la fisicità è il 67 di Lam contro l'82 di Luis Gustavo. Che qua si prende addirittura un 15 di vantaggio enorme rispetto a Lam. Però è per questo che vi ho parlato e vi sto parlando ancora adesso della differenza di ruolo di Lam. Adesso quindi mettiamo un attimo da parte Lam e guardiamo le statistiche migliori di Luis Gustavo. Innanzitutto ha 2008 di statistiche totali in game, cioè 2008, non 2800, proprio 2008. Invece Lama 2141. Eh sì, qua bisogna dirlo, è molto più completo e tutte queste cose qui. Però comunque Luis Gustavo ha un buon 88 di sliding tackle, qua lo sto leggendo su Footed. Non mi viene come sempre il nome in italiano. Vabbè, dovrebbe essere la scivolata, l'intervento in scivolata, sì. E ha anche un buon 87 di standing tackle, ancora tackle. Sono due statistiche alte, però riguardando un secondo Lam possiamo vedere come lui abbia 95. E così proprio mi ha spento completamente. Poi abbiamo un 88 di aggressività, un 80 di passaggio corto, 83 di reazione, 85 di stamina, che vabbè, la stamina chi se ne frega. Ma per il resto, si va tra l'arancione e il rosso. Quindi alla fine non benissimo tra statistiche totali. Devo dire che questi, proprio devo dirlo, è uno dei, vabbè, peggiori giocatori economici che abbia provato. Perché appunto, cioè, non è che ci assomigli così tanto. Quindi io non ve lo consiglio tantissimo. Se proprio vi serve, provatelo. Se vi serve un giocatore al posto di Lam, ma alla fine non è che costa tantissimo. Però se vi serve, provatelo, ma non è tra i migliori che abbia mai provato. Adesso state vedendo i miei pro, i miei contro, il mio voto finale sulla carta. Io vi ricordo ancora di suggerirmi qua sotto un altro giocatore da poter fare in questa serie, quindi un altro giocatore abbastanza costoso, perché ormai quelli super costosi sono finiti. Quindi un giocatore abbastanza costoso per poter continuare questa serie.
E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb777 tutto. Ciao a tutti!